Siamo con l'allenatore del Real Furio Under 19, Catello Volo. Ecco, il pass è arrivato per i quarti. Oggi era importante ottenerlo. È arrivato con un pareggio, un 1-1. Però, ecco, l'importante era continuare questo cammino in Coppa Campania. Sì, in effetti c'era molta aspettativa. Purtroppo la partita non è stata approcciata bene. I primi minuti loro hanno prevalso e hanno imposto il loro gioco. Fortunatamente poi siamo rientrati in partita e diciamo che nei 90 minuti non penso che abbiamo demeritato. Considerando anche tutto il percorso che abbiamo fatto, che almeno due pareggi ci vanno stretti, che meritavamo la vittoria e siamo stati penalizzati diverse volte, quindi tutto sommato è stato un percorso positivo. E la cosa importante è che il pareggio di oggi ci permette di proseguire e soprattutto di sognare. Ecco, ancora una volta possiamo dire la prova di carattere della squadra che passa in svantaggio, non ha approcciato benissimo la partita come ha detto lei, però ancora una volta esce fuori poi quella grinta, quella voglia da parte dei suoi ragazzi di voler riprendere la partita e nel caso di oggi di voler ottenere questo risultato per passare il turno. Sì, condivido pienamente quello che hai espresso, è vero, i ragazzi alla lunga, nonostante tutto, ecco... Si vedeva che erano un pochino stanchi perché comunque diciamo che l'estate è arrivata e quindi loro diciamo che si svagano in tanti modi, facendo tornei, andando sulla spiaggia, e poi sappiamo che i ragazzi a questa età non riescono a gestire, ecco, le forze, e quindi oggi ci è sembrato che qualcuno di loro era un pochino stanco. Però nonostante tutto diciamo che hanno dato il massimo fino all'ultimo e hanno fatto una prova di carattere, soprattutto negli ultimi minuti, restando compatti, lottando su ogni palla con aggressività, con impegno, e alla fine sono stati premiati e di questo sono felicissimo. Ci può raccontare che cosa ha pensato sulla punizione di Andrea Di Meio, se si aspettava, ecco, che tirasse, se si aspettava questo gol, oppure se si aspettava un po' come tutti un cross verso il centro e poi la sua reazione l'abbiamo vista tutti, ecco, un gol veramente bellissimo. Va bene, Andrea Di Meio, ecco, lo conosciamo tutti, per me è un ragazzo di prospettiva, è un foriano doc, è un ragazzo che si impegna, che dà l'anima in campo. Per quanto riguarda il gol, era facile da capire che stava tirando perché la postura del corpo già indicava che lui avrebbe concluso verso la porta. Poi ha fatto un tiro eccezionale, era una parabola imprendibile ed è stato importante perché in quel momento il gol ci serviva, è stata una manna in quel frangente della partita. Ultima domanda, come mai dell'espulsione? Che cosa è successo? Come mai, ecco, è stato allontanato prima della fine della partita? Vi dico, allora, sull'espulsione mi viene un po' da sorridere perché con l'arbitro ci conosciamo, abbiamo approcciato prima della partita ridendo, scherzando e io penso che, cioè, di non aver detto niente di offensivo, niente fuori luogo, anzi gli avevo semplicemente chiesto il fallo che era successo un minuto prima della mia espulsione, perché non aveva applicato la regola, cioè fischiando il fallo, che era un fallo da dietro sull'uomo che doveva ammonire, ma l'ho espresso con la massima tranquillità. Probabilmente in quel momento l'arbitro era prevenuto perché voleva dare il rosso all'allenatore della squadra avversaria, sottolineo, mio grandissimo amico, e quindi probabilmente in quell'istante si è sentito di dare il rosso anche a me, ma ci siamo chiariti a fine partita perché io ero dispiaciuto di questa cosa, soprattutto perché comunque cerco sempre di essere rispettoso con tutti e non volevo far apparire tutt'altro. In effetti questo è quello che è successo. Volevo aggiungere un'altra cosa. Per quanto riguarda la squadra avversaria, non ci dimentichiamo che la Campania Puteolana
ha un grande settore giovanile che ogni anno fa sempre qualcosa di importante, come difatti quest'anno ha fatto la semifinale regionale e quindi comunque abbiamo giocato con una squadra di livello, con un allenatore preparato e questo ci fa capire che non era facile passare il turno. La cosa importante è che ci siamo riusciti e ripeto, questa cosa ci fa sognare.